16 12 61, sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Buongiorno. Bene, prego, Signor Peranese, buongiorno, avvocato Speranza di difesa di parte civile. Ecco, le chiedo innanzitutto di riferire alla Corte, può rivolgersi quindi dopo le mie domande direttamente ai giudici, che vincoli di parentela lei aveva con Carlo Maria Maggi e che tipo di frequentazione con costui. Beh, caro mio Maggi era mio zio da parte di madre, cioè il fratello di mia madre, frequentazioni da parenti, ci vedevamo a Pasqua, a Natale, per le lauree, è venuto la mia laurea e qualche volta andavo a trovarlo, ma raramente. Ecco, io chiaramente facevo riferimento nella mia domanda al periodo storico, diciamo, collocato, lei è del 61, tra il 76-77 e i primi anni 80. Esattamente quello che ho È detto questa la prima. sua Sì, risposta. Ecco, assolutamente. le chiedo, lei ha avuto, in questo sempre periodo storico, perché ovviamente ci stiamo occupando di quel lasso temporale, ha avuto rapporti di carattere politico o diciamo, di confronto politico con Carlo Maria Maggi? No. All'epoca lei dove militava Nel politicamente? movimento sociale. In quale città? Ecco, Rovigo. oltre alla città di Rovigo, frequentava altre realtà del movimento sociale in Veneto? Sì, Padova essenzialmente. In Padova. Quelli quali anni siamo quindi? che diceva lei. Quindi tra il 76 e il 77, i primi anni 80. Ecco, Sì, direi 78, 79, sì, 80. lei aderì anche ad altri movimenti della destra, chiamiamola extra, per come, destra radicale, ecco, extra parlamentare dell'epoca. Non aderì a realtà come terza posizione. Ebbe rapporti di tipo politico, culturale Ah sì, certo, con sì. realtà come terza posizione. Ma terza posizione mica tanto, ho conosciuto un paio di esponenti e più che altro facevamo, siccome non aderivamo proprio, c'era un gruppo di persone che, di Rovio che non aderiva proprio a un movimento politico strutturato, usavamo alcune persone per diciamo così, per veicolare alcune riviste o libri facenti parte, quindi c'era anche terza posizione il giornale, c'era Costruiamo l'Azione, c'erano poi tutti i libri delle edizioni di AR. Ecco, fra queste persone c'era per caso Giovanni Beh, Melioli? certo che sì. Ecco, lei quindi ha conosciuto Giovanni Sì, Melioli, in che confermo. contesto, se può riferire, lo ha conosciuto? L'ho conosciuto, beh, essendo lui di Rovigo, essendo sua moglie, compagna di classe di mia zia, sorella del Maggi, quindi ci conoscevamo, non ci conoscevamo prima, comunque avevamo delle amicizie comuni, poi mi pare nel 78 lo conosco personalmente e comincio a frequentarlo. Voi frequentavate anche oltre al contesto Sono rodigino. stato una volta con lui alla libreria Ezzelino di Padova, quella che era di Freda. Ecco, chi gestiva all'epoca la libreria Ah, Ezzelino? non lo so. Ecco, vi recaste lei e Mi recai con Meglioli, poi chi la gestisse fisicamente, non so, o non me lo ricordo, non lo so. perché in quel periodo storico risulta da atti processuali fosse proprio Melioli a gestire Ah, la probabilmente anche lui, sì, ma lui stava a Rovigo fisicamente, quindi andava a Padova, sì, qualche volta. Era la libreria, diciamo, originariamente fondata da Franco Sì, Freda confermo. a Padova. Le risulta fossero anche vendute in quel contesto le cosiddette edizioni AR. Sì, certo. Ecco, ricorda se Franco Freda aveva come soprannome, nome di battaglia, chiamiamolo Giorgio, Sì, Giorgio Freda? lo chiamavano Giorgio, sì, certo. Sì, tenendo conto che in quel periodo lui era detenuto, quindi io cioè fisicamente l'ho visto tanti anni dopo. Franco Freda, Sì, questo. Franco Freda, Sì. sì. Ecco, nel contesto padovano, quindi del movimento sociale di Padova, lei frequentava, parlo quindi dell'MSI, alcuni militanti, Sì, ecco, certo. la sezione Arcella di Padova, No, non la quella. ricorda?
Sì, ricordo che c'era, ma io frequentavo quelli di via Tabarella, quelli della sede centrale, Via perché ci Tavella. eravamo conosciuti nel 78, c'è stato un processo a carico di alcuni esponenti di Autonomia Operaia, che non ricordo il contesto, e quindi c'era stato un dibattimento al Tribunale di Rovigo, e quindi noi di Rovigo, del Movimento Sociale, eravamo stati raggiunti da alcuni esponenti di Verona e di Padova, e andammo a questo processo, poi venne fuori un piccolo scontro sia con quelli, ma più che altro che con la polizia, e poi ci portarono tutti in questura insieme. Mi ricordo anche la data, perché erano i mondiali del 78, 19-20 giugno 78, e lì ci conoscemmo in realtà. Ci fu uno Ci fu uno scontro. scontro fisico, cioè ci fu un tentativo di assalto da parte di questi di Autonomia alla sede delle Messine, noi ci difendemmo, poi intervenne anche la polizia nella confusione, ci hanno portato tutti in questura. No, In quel contesto era anche presente Giovanni Melioli. non lo conoscevo neanche Giovanni Allora Melioli, no. no, non lo conoscevo neanche, non l'avevo mai frequentato. Quindi sostanzialmente lei, se ho capito bene, mi corregga, è negli anni 78, 79, 80 negli ambienti del movimento sociale italiano Sì, e anche però ha anche delle rapporti frequentazioni, certo, corretto, corretto. con quella parte, Sì, diciamo, diciamo. che è in dissenso col movimento sociale italiano e che Sì, segue altri percorsi di tipo diciamo politici, così, sì, riassume. per semplificare, più radicali, ecco, Possiamo dire insomma. così, sì. Ecco, lei sa dei rapporti che ha avuto suo zio Carlo Maria Maggi con Franco Freda? Ha saputo di questi rapporti? Di rapporti chiaramente politici, insomma, non solo amicali. Politici, no, so che c'era una foto della laurea di mio zio, e dietro c'era Freda, parliamo del 60, 1960. Degli anni, se dei primissimi Sì, quindi anni. rapporti politici non ne so nulla. Ecco perché lo dico qui rivolgendomi alla Corte, è una sentenza che è già stata riversata in atti, la sentenza sui fatti del tiro a segno dell'Ilo di Venezia, alle pagine 243-244 vengono menzionate delle lettere. Una di queste lettere è del 20 novembre 73 ed è una lettera nella quale Carlo Maria Maggi manifesta a Freda la propria solidarietà per la persecuzione, tra virgolette, leggo nella pagina 244 della sentenza, pardon, ho detto 273, 243-244, per la persecuzione subita e traccia il proprio itinerario politico. Quindi è un documento che in questo Ok, provvedimento viene usato con questa per. contestazione lei non può 73 avevo giudicare. 11 anni. Ecco, però le chiedo quando ha No, aiutato a non ha militare, mai ecco, parlato dei suoi rapporti ha saputo parlando con suo zio, ecco, le leggo giusto un po' per inquadrare i Sì. fatti, no? Allora, in questa lettera sostanzialmente Maggi Freda, il Maggi manifesta al Freda la propria solidarietà per la persecuzione subita e traccia il proprio itinerario politico, Il virgolette. proprio di chi? Dello zio o di Freda? Suo zio scrive a Freda. Virgolette, se suoni il corno vengono le aquile, se suoni la chitarra vengono le cornacchie, l'MSI da tempo suona la chitarra e i risultati per quanto concerne i suoi gruppi giovanili ne sono un esempio lampante, punto esclamativo. Quando a suo tempo rientrai nell'MSI in occasione dell'autoscioglimento di Ordine Nuovo, ero deciso a battermi a destra perché credevo nella possibilità di formare quelle famose strutture intermedie. Unico mezzo per portare avanti un discorso serio e utile alla patria. In pochi mesi ho capito che dentro l'MSI nessuno le voleva veramente. Da tempo ti sei aggiudicato una seria leadership in Italia, soprattutto con la tua tenuta. È il periodo in cui Freda è in carcere durante le indagini su Piazza Fontana. Ecco, questo tipo di rapporto Non ne so nulla. non ha avuto mai Mai, mai. dialoghi con Mai, mai, mai. suo zio. Non ha avuto neanche dialoghi con suo zio rispetto a una sua frequentazione, militanza, poi se il verbo può essere forse non del tutto preciso,
o comunque frequentazione di ambienti di terza posizione, cioè lei con suo zio nel periodo di cui si è parlato, dove aveva rapporti con Meglioli, con terza posizione, dove andava alla libreria Zellino, ha mai, come dire, politicamente condiviso questi percorsi, no, con però, Carlo Maria Maggi? Posso chiarire una cosa? Cioè, rapporti con terza posizione sono stati 1/2 incontri con Salvarani e con Ingravalle, stop, e rapporto, diciamo, in senso lato, perché Gianni portava il giornale di terza posizione, noi a volte lo diffondevamo nelle scuole. Questi sono i rapporti con terza posizione che ho avuto io. Ecco, quindi diciamo connessioni fra lei e suo zio sul piano politico? No, assolutamente zero. No, glielo dico perché a pagina sempre 242 di questa sentenza ci sono delle intercettazioni telefoniche dell'epoca e su queste poi si fonda una motivazione, insomma, di una sentenza passata poi in giudicato, a riprova del fatto che la connessione fra il Maggi e il nipote è anche di carattere politico, vi è la telefonata delle ore 20.02 del 23 settembre 82, nella quale, parlando con la sorella Grazia, madre del ferrarese, il Maggi, commentando il proprio arresto del settembre 82, dice, virgolette, riguardano sempre le faccende nostre, quindi bisogna che stiate attenti così a com'è la situazione delle vostre parti, però devi stare attenta di non avere cose strane in casa, di stare attento soprattutto se riceve comunicazioni non dalla PS ma da amici. Ecco, quindi mai sentita, cioè, scusi, mio zio in carcere, arrestato, chiama mia madre? No, siamo nel un'intercettazione a riprova del fatto della connessione tra Maggi e nipote e anche di carattere politico, vi è una telefonata delle 20.02 nella quale, ma prima lei ha detto che era stato... la sorella Grazia è la sorella di Carlo, sì, Maria mamma, Maggi, certo, sì sì, il Maggi commentando 20.30 del giorno. Allora, siamo al 20, qui viene menzionato il 23/9/82, ore 20.02, pagina 242. Quindi della... Maggi non è in carcere in quel... Io del periodo, adesso sul... non direi, perché a meno che non comunicasse dal carcere telefonicamente, appunto, ma subito. Dunque, aspetti, non so cosa dire. In guardia sostanzialmente sua madre dal fatto che... No, ma lei ha detto che era stato... cioè, non ho capito la connessione che ha fatto all'inizio, ma mi ha depistato un po'. Lei ha fatto un discorso dicendo il dottor Maggi, che è stato arrestato, chiama la Maggi, cioè, ha messo in correlazione... No, è il periodo in cui c'è un'indagine sui fatti del poligono di Tiro. Ah, di ok. Questo è il periodo delle investigazioni. Cioè, no, infatti dopo lo arrestano. Poi lo arresteranno, poi c'è un processo con del 3 gradi di giudizio che la Corte... mi ha pure perquisito la casa. Sì, ecco, sì, nella sentenza di primo grado si menziona a fondamento del vostro rapporto politico questo tipo di situazione. Allora, la domanda è... Non avevamo rapporti politici. Avevate, diciamo... Sapeva che lei militava? Ah, beh, certo che sì, sì, anche perché io vengo arrestato nell'81, vado a finire a Venezia... lui abitava a Venezia, poi faceva il dentista per le carceri, quindi lo conoscevano tutti, sì sì, è venuto anche a trovarmi. Quindi era dentista nel carcere di Venezia? Sì, o la Giudecco al campo di lavoro, forse, perché c'erano quei detenuti che mi dicevano che gli aveva tirato via dei denti e quindi... Ecco, in queste circostanze, o non solo in... No, comunque non guardi, ma... ciò che può sembrare, cioè io ci vedevamo raramente, si parlava del più del meno, ma francamente io non ho mai condiviso con lui, cioè il mio impegno, mi si sapeva che facevo militanza, io cioè, lo vedevo come un'altra generazione, mi sembrava anche, al di là di quello che voi dite, un pensionato, mi sembrava, dal punto di vista politico chiaramente. Rispetto, diciamo, alla visione che suo zio Carlo Maria Maggi aveva della sua militanza e del suo impegno nella destra del tempo, ha mai saputo di cose riferite a terzi sulla sua attività politica dal Maggi, o il Maggi, lo zio, personalmente le ha mai manifestato questo tipo di apprezzamento per il suo impegno politico? Glielo dico perché sempre... C'è la lettera che mi hanno mostrato. No, c'è un'altra cosa, guarda, sempre a pagina 242 viene
menzionata una lettera. Max Colenghi, sa chi è? Chi? Colenghi, il cognome Colenghi. Le dice... Mai sentito nominare. Ecco, Maggi scrive in una lettera indirizzata a Max Colenghi il 16 maggio 83, volume 6, cartella 21, citata, pagina 242 della sentenza, virgolette, in effetti i miei figli, 15 e 17 anni, hanno preso dalla madre e non sembrano, almeno per ora, della mia razza, mentre il figlio di mia sorella, 18 anni, sembra figlio mio e dopo Bologna si è fatto anche lui innocente, 3 mesi di galera senza battere ciglio. Ecco, in quel periodo storico la domanda è questa, il fatto della carcerazione lo conosciamo ovviamente, ma Carlo Maria Maggi le manifestò mai, ecco, come dire, questo tipo di apprezzamento? Allora, chiaramente avevamo una lunghezza d'onda, direi, simile. Assolutamente simile, però ognuno si faceva gli affari suoi. Ma in queste occasioni natalizie o conviviali familiari di politica non si parlava mai? Direi proprio di no. Con lui lei non si vedeva mai... personalmente? No, guardi, ho partecipato una volta, sono andato a Venezia, c'era una cena, è venuto l'onorevole Rauti, e poi una volta... Che anno? Bella domanda. No, sempre in quegli anni lì, comunque, guardi, 79, 80, più o meno quei 2 anni lì, e poi una volta a Milano sono andato a un convegno e c'era anche lui, lì era già successa, perché era il giorno che è venuto il terremoto in Irpinia, me lo ricordo per quello, quindi novembre dell'80, e ci fundi perché mio zio faceva parte dell'ala rautiana, anch'io, pur in polemica così, e quindi è stato un convegno. E ci hanno visti nel periodo in cui facevate parte dell'area rautiana, cioè nel senso che tenga conto che c'era un gap generazionale piuttosto importante, insomma, io ero un ragazzino, avevo 17-18 anni, sì, e lui era un po' più. Ecco, no, glielo dico perché c'è anche questa lettera che lei prima menzionava, che lei è stata esibita. Che non ho mai visto in vita mia, ma comunque... Del 13-2-84, dove proprio si rivolge a lei, caro Nicola, la tua ultima lettera è nel famigerato magazzino, tra virgolette. Ah sì, che era il tipo l'ufficio matricola del carcere di Venezia. Sì. Quindi il magazzino sarebbe l'ufficio matricola, sì, che credo. Per me è ancora irraggiungibile e pertanto questa mia non è una risposta alla tua, cioè in sostanza capisco che lui riceve la sua lettera perché questa si blocca all'ufficio matricola, ma le scrive e dice non so se ho mai detto qualcosa a qualcuno, quando vengo a scriverti lo scrivo a te, perché sono convinto che per una legge ereditaria attraverso tua madre la parte tradizionalmente sana del sangue dei Maggi si sia concentrata su di te. E poi fa un lungo discorso sulla sua concezione di fascista, sul tema del capo, dell'ordine, del superiore, della Germania, eccetera, eccetera. Però mi interessava questo aspetto. Come ho detto ai pubblici ministeri, io questa lettera non me la ricordo. E me la ricorderei, visto il contenuto, non me la quindi penso di non averla mai ricevuta. L'abbiamo trovata negli atti relativi alla strage di Piazza della Loggia a Brescia, che è stata materiale. Ma io le dico, non sto dicendo che non è stata scritta, sto dicendo che a me non è mai arrivata. O comunque, facciamo così, assolutamente non me la ricorderei perché ho un'ottima memoria su alcune cose, non me la ricordo. Però escludo di averla ricevuta, ma non me la ricordo. Non esclude di averla ricevuta. Diciamo che non ho il 100%, ma me la ricorderei. Comunque non me lo ricordo. Ecco, e all'epoca comunque questo tipo di discorso... Assolutamente plausibile. È un discorso piuttosto, come dire... Plausibile. Per chi lo fa, significativo, ecco. Dal punto di vista di chi scrive queste parole... Aperti, sì, sì, c'è sì, una considerazione di lei come erede morale, sì, politico, insomma, è piuttosto esplicito, direi. Del sangue dei Maggi, sì, sì, ma mi sembra di suo zio, magari non la sua, no, ma mi sembra molto chiaro, sì, sì. Ecco, a lei quindi le manifestò questo tipo di stima rispetto alla sua fermezza, al suo carattere, alla sua militanza? Mai. Ecco, lei ha conosciuto un certo Maurizio Contin a Padova? No, mai. E
Massimiliano Facchini? L'ho visto la prima e unica volta in vita mia al funerale di Gianni Meglioli nel gennaio del 91. Ecco, mentre Roberto Romano lo ha conosciuto? L'ho visto due o tre volte, forse quattro, sì. Ecco, in che contesto si può riferirsi? Sempre nel contesto con Gianni Meglioli, sì. Facemmo, nell'80 ci fu un G7, non so come si chiama, a Venezia, allora noi andammo in diversi gruppi dal Veneto e c'era anche Roberto Romano con dell'anilina e colorammo di rosso il Canal Grande, poi facemmo un comunicato che nessuno ha riportato, in cui diciamo dove passa il capitalismo scorre il sangue dei popoli. E c'era anche Roberto Romano. C'era Roberto Romano. Spero che sia andato in prescrizione. Deve essere, mi correggano i... Giugno 80, secondo me. Giugno 80, sei prima della strage, comunque sicuramente. 22 giugno 80, sì. A me. C'è una data importante, ma per tutt'altra ragione. Ah, ecco, speriamo, perché non abbiamo... processo, per un articolo che riguarda la figura di Carlos e un depistaggio preventivo che è già agli atti di questa corte. Ecco, Roberto Romano aveva un soprannome. Sì, l'ho già detto ai suoi... Ah no, scusi, non sono tuoi colleghi, ai PM, il pellicciaio. Sto messo un po' a ricordarmelo, però sì. Perché ecco, penso che lavorasse con le cose. Se Roberto Romano avesse la passione per l'attività sportiva subacquea? Non lo so, francamente. Non eravamo così, ci siamo visti due o tre volte, ma non è. Poi era uno abbastanza riservato, non è che parlasse molto. Ecco, le risulta avesse, è un dato che è agli atti, diciamo, ha avuto contatti, rapporti. Con Gilberto Cavallini e con Massimiliano Facchini, Roberto Romano. Cioè che mi risulti, sì. Cioè di mia conoscenza diretta, no. E in diretta? In diretta ho letto tutti i giornali, le sentenze, mi sono documentato, sì, e pare che fosse così. Ecco, Meglioli le ha mai parlato, perché è una cosa che ci interessa, che ha un significato duplice. Allora, c'è una compartimentazione nei gruppi. Innanzitutto le faccio questa domanda, le risulta che ci fosse una sorta di, nei gruppi non che si manifestavano nelle sezioni del Movimento Sociale Italiano, ma nei gruppi tipo quello di Meloli o il gruppo di Freda, o quando alcuni gruppi vengono anche dichiarati, vengono sciolti con provvedimenti di legge, sì, negli anni 76 per esempio Avanguardia Nazionale. In sostanza il sistema della compartimentazione era un tema di cui si sapeva nella destra extraparlamentare di allora? Posso dirle sinceramente, cioè io ero, no. Non lei non... era giovane, era però mi sembra, cioè adesso non è che parliamo di falangi, esatto, no, parliamo di una banda di poche persone, insomma, cioè non è... Cioè, qua mi sembra che ci sia l'immagine di un compartimento dell'SS, qua erano tutti un po' per gli affari loro. Ma, no, talvolta, signor Ferrarese, ci sono gruppi anche piuttosto ristretti. Ah, molto ristretti. In grado di fare... Ah, beh, ma questo no, certo. Molto gravi, lo dico, diciamo, come dato processuale, senza voler entrare più nel merito. No. Allora, Carlo Maria Maggi... era leader veneziano di Ordine Nuovo, era reggente nel triennio di Ordine Nuovo. Ordine Nuovo non era composto da milioni di cittadini italiani, ma neanche migliaia, da centinaia o forse migliaia, facciamo decine, ma è riuscito comunque questo gruppo, sono parole delle sentenze, a commettere delle stragi piuttosto significative e molto gravi in questo paese, quindi non è un problema di numeri o di... No, però se lei mi fa riferimento a compartimentazione... Di Reichsführer, non è la divisione Reichsführer, cioè, no, assolutamente lo sappiamo già, ecco, conosciuto già. Ecco. Le chiedo però se questi non mi risulta gruppi non ci fosse una compartimentazione... No, che non ci fosse, non sono in grado di dirlo, cioè che uno mi dicesse, allora, se esistono delle persone che tu non conoscerai mai, che fanno altre cose, non mi risulta. Ecco, quindi lei quando conobbe Giovanni Meglioli e frequentava Giovanni Meglioli, conobbe anche Gianluigi Napoli? Certo, ma lo conoscevo anche prima, che lui faceva parte del Fronte della Gioventù però, lo conobbi per assurdo prima Napoli che Meglioli. Faceva parte del Fronte della Gioventù ed ebbe dei contrasti con altri
ce lo ha raccontato in quest'aula. Sì, 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 certo, certo. Con altri militanti della destra radicale. Mi pare di sì, certo, sì, sì, sì. Ecco, oltre a loro due ha conosciuto altre persone. Può farci i nomi? Di persone della destra radicale? Tra Rovigo e Parma. Ah sì, c'era Frigato. Vabbè, Casellato lo conosco, ma lo conosco quando nell'MSI, poi so che va in terza posizione, poi dei due ho già citato Salvarani e Ingravalli che ho conosciuto lì. Vabbè, poi c'erano i miei amici di Rovigo, vabbè, ma non i miei coetanei, non è che fossero. Franco Giomo, per esempio. Sì, certo, Franco Giomo del Movimento Sociale, sì, sì, assolutamente. E aveva rapporti Franco Giomo anche con elementi dei NAR o di terza posizione? Penso però dei terza posizione non lo so perché se diventa un po' difficile capire, penso di sì, ma precedenti, cioè anche precedenti, conosceva, era stato arrestato con Cristiano Fioravanti e con Ali Brandi, mi pare, cioè, sì, confermo. Quindi c'erano, diciamo, delle presenze di militanti romani. Ah, come... non li ho mai visti però, sia ben chiaro. Sì, sì, però ma... sa che Giomo aveva... No, li ho letti dopo negli atti, che sia Fioravanti, che era venuto a Rovigo per dirimere dei contrasti, tutte cose che ho letto ma che nessuno mi aveva mai spiegato. Tornando invece alla figura di suo zio, sa che tipo di legame aveva suo zio con un certo Carlo Di Giglio? Sì, sì. Nel senso che erano stati penso che fossero molto amici, nel senso che mi diceva che dopo, quando viente fuori che questo Di Giglio si pente, lo accusa, così mi disse insomma che ci rimase male perché erano molto amici. E poi una volta ho accompagnato mio zio in un accidente probatorio, c'era un signore in carrozzina, mi disse quello è Carlo Di Giglio. È Carlo Di Giglio, ecco, sì. Le disse il suo zio che attività svolgeva negli anni 70-80 a Carlo Di Giglio a Venezia? No. Cioè io vengo a sapere di questo Carlo Di Giglio quando appunto mio zio viene arrestato e viene citato questo come fonte, insomma, informativa, come pentito, chiamatelo. Sta richiamando quindi i fatti degli anni del 2000 per Piazza Fontana o quelli del poligono? Quelli del poligono. Quindi siamo primi anni 80? Sì, 70. 82 mi pare. Ecco, perché Carlo Di Giglio in quel caso non mi risulta fosse un pentito. Ah no? No. Più avanti, loro hanno fatto confusione. Era Santo Domingo in quel periodo. Ah, perché, sì, forse, sì, sì, chiedo scusa, allora mi sono sbagliato, sì, forse dopo allora, sì. Ecco, era molto legato a Carlo Di Giglio? Cioè, mi disse che ci rimase male, perché è una persona che frequentava al di là, cioè, persone andavano a cena, andavano a tiro a segno, non so che cosa facessero, francamente non lo so. Lo sa che suo zio quindi frequentava il tiro a segno? Sì, sì, certo. Tiro a segno del Lido di Venezia? Sì, a cui non sono mai stato, quindi non so dirle, però l'ho letto, sì. Mi hanno anche perquisito per quell'inchiesta lì, mi sono trovato una perquisizione. Ecco, lei il 2 agosto 80 dove si trovava? Se ne ha memoria? Come me lo ricordo benissimo, mi aspettavo, certo, questa domanda da 40 anni, sì. Ero a Vieste. A Vieste? A Vieste, con testimoni. No, no, ma il senso della domanda, no, certo, no, no, glielo chiedo, diciamo, rispetto... No, siccome mi ha fatto una perquisizione in maggio, siccome la Procura della Repubblica ha ordinato una perquisizione nella mia abitazione l'anno scorso per farmi i rilievi antropometrici, allora se magari qualcuno mi chiedeva dove ero... Comunque, lei era a Vieste. Sì, confermo. E... non ricordo bene per quello, perché quando successe... Nei giorni precedenti dove si trovava? Ero a Rovigo a fare l'esame di maturità. Quindi in quali giorni lo ricordo? O 28-29 luglio. Il 30 e il 31 ricorda dove fosse? No, alla vigilia della partenza? Stavo aspettando i risultati degli esami, perché dopo partimmo e quindi adesso... So che mi ricordo, sa che c'è l'estrazione dei nominativi per passare in maturità, venne fuori la G, quindi ero alla F e fui l'ultimo praticamente ad essere interrogato, quindi allora cominciavano i primi di luglio gli iscritti, poi c'erano gli orali, quindi so che a fine luglio lessi i tabelloni e poi partì per le vacanze. Quindi andò in Puglia a Vieste? Sì, confermo.
Lei ha mai saputo che è stato assassinato il 1 agosto 1980 un metronotte che militava nella sezione, è una domanda che le faccio, che militava nella sezione Arcella di Padova di nome Torre, di cognome Torresin, non mi ricordo mai sempre se Giuseppe o Giovanni, Giovanni forse Torresin. Prima volta che lo sento in vita mia. Diceva che Maurizio Contin lei non l'ha mai conosciuto. Mai visto né conosciuto. Non ha mai saputo quindi da terzi che questo, chi è questo Contin? No, mi sembra di averlo visto citato nei diversi, con Rinani, con, però mai visto né conosciuto. No, glielo dico perché il Torresin accompagnò il Contin alla stazione di Padova proprio il 30 sera ed era in partenza per Vieste anche Contin, non è... Che per caso. Io sono andato in macchina, non ci siamo incontrati. Può essere una coincidenza. Ah, sì. No, anche ci siamo incontrati a Vieste. Se in qualche modo lo ha conosciuto, no. Con un altro nome, o ha capito che non sarà un altro nome, faccio un po' fatica. Non lo so, ecco, le chiedo se ha avuto modo in qualche modo di capire se questo Contin a lei. Cioè, nel senso, se mi fate vedere Contin, potrebbe essere lei, e dico sì. Non lo so. Cioè, con chi è andato a Vieste in quella circostanza? Con i miei compagni di classe, con 4-5 miei compagni di classe. Okay. Ed è andato in macchina? Sì. Presidente, chiedo scusa, avvocato Pellegrini, io non sono intervenuto perché non era il caso di farlo, però che un testimone nel processo per l'attentato del 2 agosto venga chiesto dov'era il 2 agosto, che cosa ha fatto il 2 agosto, mi sembra un po' eccessivo. Collega, in relazione, allora spiego un'altra domanda, noi abbiamo citato come parti civili il teste Maurizio Contin, che vive in Germania, non è venuto, abbiamo degli atti, insomma, quindi in realtà l'interesse era più Maurizio Contin. Ho capito, però tu lo capisci bene, no? Però la risposta, voglio dire, no, infatti, guarda, non mi sono posto prima per questa ragione, però il Presidente ha capito benissimo. Va bene, ha fatto bene a non opporsi, così ho consentito a te di dire, aspettavo 40 anni questa domanda. Mi scusi, non volevo, però insomma. Oltre a Carlo Di Giglio, con cui ha detto che suo zio aveva un rapporto molto stretto ed era molto legato, e a Pino Rauti che ha menzionato prima, altri esponenti del movimento sociale con cui suo zio aveva rapporti stretti, lei li ricorda? Sì, mi ricordo che lui citava, ma no, non tanto citava, cioè li ho visti, quando è stato arrestato lo zio è partito un comitato dove c'erano Maceratini, poi lui ogni tanto mi ha detto che conosceva Andriani, sì. Paolo Andriani, così. E aveva rapporti con il mondo, quello, con la componente ordinovista del movimento sociale italiano, da che anni suo zio, per quanto lei sa? Ah no, è più pallido, da quando? Boh, non lo so, penso che si conoscevano prima e saranno rimasti i rapporti anche dopo, boh. Cioè che io sappia, cioè di rapporti puntuali, no, poi penso che sia logico che si... Ecco, dopo veniamo a un tema... che è quello relativo alla morte di Francesco Ciccio Mangiameli, all'uccisione di Francesco Mangiameli dopo la strage del 2 agosto 1980. Ecco, lei ebbe modo nell'ambito della militanza politica dell'estrema destra veneta di quegli anni di confrontarsi o di avere informazioni o scambi informazioni con persone sull'omicidio Mangiameli? No, l'unica cosa che mi pare aver riferito in qualche interrogatorio è che quando incontrai Salvarani e Ingravalle, uno dei due, non mi ricordo più, tiro fuori il portafoglio, eravamo al bar per pagare, c'era la foto di questo signore. Di Mangiameli. No, io non sapevo fosse Mangiameli, ma chi è? Questo è uno... Quindi era già stato ammazzato, quindi probabilmente era dopo la strage, verso settembre, e Roma mi dice, ti pare che io tenga, perché so che girava sta voce, che non so che fosse stato ammazzato per qualche problema, secondo te io tengo la foto di uno che non è una brava persona nel portafoglio, ecco, l'unica cosa che so di Mangiameli è quella io. E l'unico discorso che ho fatto su Mangiameli è quello. Quindi c'era un legame, cioè lei in sostanza ha verificato che tipo di legame ci fosse fra o Salvarani o Ingravalle, cioè colui che aveva in mano questa fotografia, sì, nel portafoglio, di Mangiameli e Mangiameli stesso. Sì, erano di terza posizione.
quindi questo possesso della fotografia di Mangiameli attestava di un legame stretto tra, o comunque di un legame esistente tra un figlio siciliano e... Penso proprio di sì. E due possiamo definirli leader veneti di sì, ma, sì, leader di loro stessi, perché erano in quattro gatti. Cioè, Beh, però eravate andati in un'occasione di un G7 a Venezia. No, un'altra cosa, due cose separate. Quindi 80 chi c'era in quell'occasione dove avete versato la vernice rossa in Canal Grande? Io mi ricordo di Roberto Romano e di altri, eravamo Roberto Romano, il pellicciaio, poi c'era Gianni, c'ero io, c'era un altro di Rovigo, non ricordo più chi fosse, e c'era qualche, ma eravamo quattro. I locali di terza posizione veneziani, no? Sa che non credo proprio. Lo esclude o non lo sa? Ci sono foto, adesso recupereremo anche foto del Gazzettino di Venezia. Ma foto del Gazzettino di Venezia? No, adesso... quindi è andato ci sono dei marchi, un fatto insomma di cronaca, ricorda chi c'era in... non, a me non pare che ci fossero quei due lì, sa che adesso non lo può escludere, non lo posso escludere, ma sono passati un po' di anni, ecco. La sua militanza politica è continuata nella destra extraparlamentare in anni successivi? Ha frequentato persone che provenivano dalla destra extraparlamentare? No, ho ripreso a far militanza quando c'è stata la scissione tra Alleanza Nazionale e il Movimento Fiamma Tricolore. Ho ripreso nel 97. Ecco, e poi ha militato anche in Forza Nuova? Sì, corretto. Ha avuto rapporti con Roberto Fiore? Sì, certo che sì. Da che anni? E questi rapporti erano stati preceduti da un contatto anche in epoca successiva con Roberto Fiore, o ha seguito le vicende di Roberto Fiore dell'epoca precedente? Dunque, Roberto Fiore, perché prima conosco Adinolfi nel 2001, visto che sono tutti e due di terza posizione, per dei motivi culturali, poi, perché noi eravamo nella Fiamma, parlo di Piacenza, poi siamo usciti, siamo stati un po' per gli affari nostri, abbiamo frequentato un po' di gente, tra cui Adinolfi, e poi siamo rientrati con la Mussolini dopo lì il male assoluto di Fini. Abbiamo fatto il gruppo della Mussolini durante le elezioni europee, e poi dopo nel 2005-2006 ho aderito a Forza Nuova fino al 2010, così. Quindi ho conosciuto bene Fiore, direi dal 2003-2005 fino al 2010, sì. Ecco. No, prima non l'avevo mai frequentato né visto. No, forse l'avevo visto in una manifestazione, ma... No, non certo negli anni 80, né negli anni 90. Negli anni 70? Neanche. Ecco, sapeva però il ruolo... Sì, me li sono letti sui giornali. No, tutti. No, parliamo di lei, diciottenne, in quegli anni. Quando riceveva il materiale... Quando riceveva il materiale, ma non c'era scritto Roberto Fiore. No, diciamo, ovviamente no. No, non sapevo. Nella militanza. No, assolutamente no. Non anche perché non è che fosse... Non è che avessi aderito io a quel gruppo, c'era, per me era solo un giornale, non aveva connotazioni di tipo militante. Quando è morto suo zio Carlo Maria Maggi, qualcuno di questi militanti di terza posizione l'ha chiamata? Sì, ma ha chiamato Gabriele Adinolfi. Lo conosceva Carlo Maria Maggi, Gabriele Adinolfi? Ah, bella domanda, sa che non lo so. Sa che non credo. Cioè, nel senso, Adinolfi la chiama, le fa le condoglianze e lei... Sì, perché non chiede ad Adinolfi, hai conosciuto mio zio? No, ma tenga conto che con Gabriele avevamo un ottimo rapporto già da tanti anni, abbiamo fatto tante cose insieme, e poi si parlava di queste cose, ma che mi abbia riferito di aver conosciuto direttamente mio zio non mi pare, né tantomeno mio zio di lui. Poi che l'abbia... Cioè, se lo conosceva non me l'ha detto, insomma. Ha mai saputo se suo zio avesse avuto rapporti con Sergio Picciafuoco? Gli hanno messi in cella? No, forse era in cella con Gianni. No, mi diceva che... No, aspetti, che forse sono stati in carcere insieme. Ma... rapporti però post processo.
cioè nel senso, no, forse Picciafuoco è stato in cella con mio zio adesso, forse che mi pare che Picciafuoco fosse stato per un certo periodo nella stessa cella di mio zio, forse alla Dozza addirittura. E ha mantenuto rapporti con Picciafuoco? Non credo proprio. Che lei sappia? Ah, che io sappia, no. Sa anche se altri suoi familiari hanno avuto rapporti con Sergio Picciafuoco tra gli anni 78, 82, 83? Sì, nel contesto familiare di suo zio, la moglie per esempio di suo zio. Mia moglie? No, la moglie di suo zio. Mi viene da ridere, direi proprio di no, scusi. Se io ho finito, grazie. Grazie mille. Bene. Posso andare? Ah no, scusi, pensavo che... Prego, no, una domandina sola. Tra le persone che ha conosciuto, se l'ha conosciuto, si ricorda un certo Roberto Rinani? Roberto Rinani lo vidi quando era responsabile, cioè lo vidi, non ci parlai, a Rovigo, a un comizio di Almirante, lì proprio nei primi tempi della mia militanza nel movimento sociale, quindi 77, 1900, a un comizio di Almirante, perché loro venivano, facevano una specie di schieramento intorno al palco e mi dissero: questi qua sono quelli dell'Arcella, erano tutti vestiti con le giacche verdi, quei fazzoletti neri, si mettevano intorno al palco, nome quello lì era Rinani. Più visto in vita mia. Luigi Presilio Vettore? Mai sentito nominare. Cioè sì, no, ho visto negli atti. Vabbè, però personalmente non è. No. La ringrazio. Prego.